Ma allora, ragazzi, io ci provo. Questo è tipo il tentativo. Super finalissimo. Sono da portatile. Perché il computer fisso ha deciso che non voleva funzionare. In più non posso parlare troppo ad alta voce, perché giusto sotto di me ho i miei genitori che dormono nella stanza sotto. Quindi, niente, riprendiamo dove avevo provato a interrompermi. Perché poi lo chiama Shandalar? Non c'entra niente Shandalar. Chiacchierando, pensate l'ultima volta che ho fatto sta roba quando era chiacchierando, vaffanculo, numero 15. Personaggi originali. Allora, come stavo provando a dirvi, scusate, provo ad avvicinarmi ulteriormente perché proviamo a vedere se così funziona la cosa. Allora, come stavo provando a dirvi poc'anzi, quello che volevo fare stasera, prima di perdere completamente, prima di accorgermi che non funzionava un cazzo di nulla, era parlare dei personaggi originali, come si crea un personaggio originale. Senza sentirmi sto cazzo, volevo semplicemente chiacchierare un po' e parlarvi sia dei miei sia dei personaggi di i discepoli del gruppo, in particolare dei personaggi di Siu, Dark Siu e di Matteo, che mi hanno presentato due personaggi particolari. Ora, da dove cominciare però per creare un personaggio? Ora, io di solito inizio non tanto dal nome, non da chi è il personaggio, cosa fa o cosa mi rappresenta. Ma più che altro, molto spesso mi capita di cominciare con la sua color identity, così come la chiamo io. Nel senso, la color identity in realtà è i colori del comandante in Commander, ma è anche utilizzabile come termine per descrivere quali sono i colori. Scusate, scrivo un attimo. I colori di un personaggio all'interno della storia di Magic, l'allineamento di colore, diciamo. Per esempio, Elspeth, sia come carta che come personaggio, è white aligned. Quindi la sua color identity, se vogliamo, è mono white, bianca, mono bianca. Liliana è mono nera, quindi mono black, quindi scusate, tra l'altro non è neanche il più comodo dei posti questo, però vabbè. Praticamente è una live ASMR, ora che ci penso. Spero che almeno al minimo si senta. Per zero spettatori, probabilmente, però. Sì, Twitch monitor, vattene a fanculo, va? È la sesta volta che comincio live stasera. Oh, eccola, Daxium, Necrosera. Purtroppo devo tenere il tono della voce basso perché ci sono i miei giù che dormono. E quindi ho paura che se alzo troppo la voce poi giustamente si svegliano e mi rompono il cazzo.
Sì, tranquilla, tranquilla, tanto ancora gli unici commenti che ci sarebbero da fare fino adesso sono parolacce e bestemmie, quindi puoi anche stare tranquilla, finisci di mangiare serena. Dimmi solo una cosa, cazzo, devono imparare a stare svegli, ok, perfetto. In realtà mi basta questo commento, nel senso significa che mi sentite. Forse, wow, paradossalmente, forse sto cazzo parola di portatile può essere la soluzione. Non comincio a farle da qui le live, porco di quella puttana, veramente. Scusate, sto divagando. Quindi dicevamo, quando creo un personaggio, io di solito parto dalla sua color identity, per l'appunto il colore di mano al quale è allineato. Tendenzialmente i miei personaggi sono tutti spesso i protagonisti o comunque i comprimari sono legati al Malanero, sono quasi sempre degli anti-eroi in un certo senso, comunque delle persone che muovono la storia e che comunque sono però moralmente discutibili o comunque fanno scelte un po' più sicure di Ymir, esatto, quasi sempre di Ymir, tendenzialmente tra Dimir e Grixis e Mano Neri, ma non sempre in realtà. Comunque sono personaggi che comunque sono positivi, tutto sommato, non sono dei villain, diciamo, nel senso che non vogliono distruggere il multiverso, però non sono nemmeno del tutto positivi. Sono quasi sempre appunto degli anti-eroi. Poi non sto facendo un discorso di belli o brutti, eh. I miei personaggi magari fanno anche cacare. L'IAC potrebbe starvi sul cazzo a tutti e potreste odiare ogni volta che inserisco i suoi flavor text nei sintetizzando. E andrebbe bene comunque. La cosa fondamentale, appunto, io parto sempre da quello. Appunto, di solito sono i miei personaggi white all'aria, non white all'aria, oddio mio, la stanchezza e l'incazzatura. Sono dei black aligned, e da lì poi parto col discutere di ciò che voglio fare di questi personaggi. Cosa voglio fare con questi personaggi? Di solito l'hai ammesso, registrato tutto, bastardo. Hai ammesso finalmente la confessione. In realtà sono sempre stato un. Sto oliando la tastiera. Stai oliando la tastiera, è qualcosa che è di scottante attualità, oliare le cose. Nonna sarebbe fiera di tutti e due. Quindi, appunto, prima ancora di decidere che cazzo devono fare, l'idea di base è: ok, questo personaggio è di questi colori. Dopodiché, la seconda cosa, la seconda cosa da cui parto, fatemi provare a cambiare, fatemi fare un attimo una cosa, eh? Perché forse se io carico un file, no, una fancina. Vabbè, non posso metterlo in immagine una roba. Vabbè, cambierò magari in qualche modo. Modifica degli layout. Tua sorella modifico, no, il layout. Oddio, che ho fatto. Vabbè, non so come farò, vabbè. Scusate, perché ci sono delle cose che io proprio non. Questa roba non sono più abituato a fare questa roba, quindi. Facciamo, che ne so, apro un po' di immagini a caso da Google, così ogni volta che me ne serve una posso andare e cambiare. Dove siete? Eccolo, vai. Sì, entro domani sera, eh.
ecco. Ok, un paio di immagini così adesso so, ecco qua. No, no, era, non era plurale maiestatis, era tutti sarebbe fiera di tutti e due, norm. Ah, no, dici, quando dico quando dici voi, vabbè, sono rincoglionito, sì. Dicevo quindi, appunto, ho cambiato immagine semplicemente perché così quando rifaccio i capitoli ci capisco qualcosa. Quando dico voi, ok, io parlo sempre al voi, sì. Dunque, quindi, appunto, la prima cosa è la color identity. Per esempio, nel caso di Liak, ho scelto, che è il più recente, ho scelto color identity blu, rosso, nera, quindi Grixis, con chiaramente la componente nera che è fondamentale. Dopodiché, una volta scelto la color identity appunto del personaggio, vado a vedere dove posso piazzarlo, qual è la storia che mi interessa raccontare, qual è il piano che mi interessa, di cui mi interessa parlare, quindi dove si ambientano le storie di questo personaggio. Il piano in questione, per esempio, Liak, sempre prendendo il personaggio di Liak. Poi parliamo anche dei personaggi di Matteo e Dark Xiu. Il personaggio di Yak la sua storia è ambientata su Strixhaven. E su Strixhaven, e lì uno poi parto col definire le motivazioni per cui il personaggio sta lì. Prima ancora del nome, prima ancora di capire che carattere abbia. Prima che di tutto io mi invento appunto questo qui, che cacchio fa? È legato, che ci fa uno dei colori Grixis su Strixhaven, e lì quindi parto con l'idea di, sono, nel caso di Liak, poi vabbè, Liak è stato un caso particolare perché è nato in una maniera diversa rispetto al solito, però ok, questo qui sta su Strixhaven, quindi si deve comportare come uno Strixhaven, come uno di Strixhaven. Quindi, altro esempio, Yagmor, detto Gied, che nasce come Gied è Black Aligned, un personaggio mononero che rappresenta quindi l'ambizione e tutto quanto, ed è di Nuova Firexia. Quindi, prima di tutto, Gied Nuova Firexia, nero, mononero, Gied Nuova Firexia. Da lì appunto comincio a domandarmi quale sia il suo ruolo e quale sia il suo passato. Quindi, Gied, adesso cosa fa in Nuova Firexia? Il cosa fa su Nuova Firexia e il suo passato sono comunque molto determinati dal colore di mana. Di nuovo, la color identity, quando io creo personaggi, e secondo me quando si crea un personaggio di Magic, deve essere al centro di tutto. Perché deve essere, diciamo, coerente con la color identity, per l'appunto, tutto dipende da quel colore di mano, da quei colori di mano. Magari anche se non usa la magia. Quindi, nel caso di no, riprenderò l'esempio di Gied, perché mi era piaciuta l'idea, piuttosto che Gied Yagmor anziché Liak. Gied, appunto, è mononero di Nuova Firexia. E essendo mononero, che cosa rappresenta il mononero? Ecco, a quel punto uno si va a vedere la color pie, che cosa ci racconta. Il mononero è l'ambizione, avere poco riguardo nei confronti degli altri ed essere comunque molto egoista e egocentrico e egoriferito, come sto facendo io in questo momento, infatti. Avere pochi scrupoli ed essere molto anche cinico nel rapporto verso il mondo, e avere quindi una spietatezza di fondo e un desiderio, una ruthlessness, direbbero gli inglesi, e un'ambizione sfrenata, quelle cose che piacciono a Bontu.
Uno prende Bantu e c'hai già il personaggio fatto. Niente. Nel caso invece, per esempio, della nostra cara Siu, lei aveva scelto, quando ho messo il post su Innistrad di Inventando, lei aveva scelto un personaggio tricolor, no, bicolor, perché sai che ero convinto che fosse Esper, non si sa perché, sono stupido. Perché fossi stupido si sapeva già da anni, in realtà. Oh, Bant 124, Ciao Ban 124, si racconta un po' di come creare dei personaggi, sì, al massimo dei personaggi di Magic, come costruire dei personaggi di Magic da mettere in delle fanfiction. E stiamo facendo un lavoro appunto un po' così, un lavoro, una serata in compagnia, stiamo chiacchierando un pochino su appunto quali prendendo dei personaggi originali miei e della chat e che mi ero salvato in precedenza di altri ragazzi, tu giochi artefatto. Ah, vedi, beh, giustamente, per esempio, gli artefatti sono una cosa che potrebbe andare a essere un punto fondamentale del personaggio. Quando stiamo parlando, gli artefatti non hanno una color identity, di solito sono in colori per lo più, però da Esper in poi, grazie a Lara in poi, li hanno fatti anche colorati. E quindi appunto un personaggio molto legato agli artefatti, se questo è un altro modo di partire, oltre alla color identity, si può partire proprio da una passione, diciamo, da un mazzo o da una strategia che piace alla persona, al creatore del personaggio, allo scrittore, al demone. Aspetta, il demone vitro? Il demone vitro sarebbe quello creatura artefatto nera. Ah, aspetta, quello sì, quello vitreo, sì, ho capito. Quello di Esper proprio, sì, di frammenti di Alara, bello lui, sì. Che quando entra un altro artefatto prende più 1 più 0, no, più 2 più 0, non ve lo faccio vedere un secondo. Demone vitreo, scusate il tono di voce, io sempre chiedo scusa, però questo è, che bello che è lui, che bella che è Lara, quante volte devo dire che è bella Lara. Quindi appunto il personaggio, cosa sto facendo? Ho sbagliato tutto, è a volare, esatto, ovviamente figo, infatti penso fosse una carta fortissima al limite dei tempi. Eccolo il signorino, un po' in bassa definizione, però. Ecco, anche partendo da una carta, per esempio, partire quindi o da una color identity, o da una carta specifica, o da una strategia appunto da trasportare poi nella lore. Io di solito utilizzo appunto questi tre metodi per creare la base del personaggio. Non conosco Medieval, onestamente. Conosco solo l'immagine del tizio scheletro, del cavaliere scheletrico, il protagonista. Sono molto ignorante da quel punto di vista. E quindi aspettate, mi sono un attimo distratto. Quindi nel caso stavamo dicendo, appunto, parlando, beh, di PS1 si era tutti più giovani, diciamo. Stavamo parlando appunto, rimaniamo comunque, appunto, abbiamo fatto questa piccola digressione sul altri metodi, sui metodi alternativi, diciamo, cioè la carta o la strategia. Adesso torniamo un attimo sulla color identity, scusate. Per esempio, la cara Sue, appunto, aveva scritto la storia di, guarda se riesco
tenere aperte due schede insieme, mannaggia. No, proprio adesso. Lei ha scritto mannaggia la gnotta proprio, altro che mannaggia la pazza. Dammi 2 minuti, tanto te ne do anche 10, visto come sto messo che non riesco a tenere aperte due cazzo di finestre insieme. Nel frattempo comunque sparecchi attorno, fai vratta. Nel frattempo ban 124, visto che sei nuovo, anzitutto ti do il benvenuto che prima non te l'ho dato, effettivamente non ti ho dato il benvenuto e ti invito a iscriverti al gruppo Instab se non ne fai parte su Facebook e se invece ne fai parte ti invito a farti riconoscere e a maggior ragione doppiamente benvenuto, ben ritrovato. E anche a iscriverti al gruppo di Telegram, eccolo qui, solo per rimanere aggiornato su tutte le novità legate al canale, perché stasera appunto è un argomento. Ah, ok, perfetto, perché il gruppo Instant è il gruppo della lore, dove si trova la lore di Magic, dove io scrivo i riassunti della lore di Magic. Quindi, se sei interessato all'argomento, come suppongo, visto che hai lasciato il follow, ti invito appunto a iscriverti a Instant e a Telegram solo per rimanere aggiornato sulle live, perché appunto stasera è una live particolare. Di solito andiamo proprio a fare o riassunti, vado a fare riassunti, oppure come tipo domani pomeriggio leggo direttamente dalle fonti della storia di Magic. Quindi, per esempio, domani ci leggiamo l'artbook di Zendikar in live e ve lo traduco. Quindi, appunto, si parla di lore più nello specifico. Oggi è un po' una cosa particolare. Quindi tornando al discorso anzi, finisco. Ottimo, grazie. Stavo dicendo, mi stavo perdendo. No, stavo dicendo appunto un'ultima cosa e poi il benvenuto classico è questo, diciamo, quando ci sono nuovi follower gli rompo sempre il cazzo così, spiegandogli un po' quello che si fa di solito. Se hai Amazon Prime o se vuoi spendere un po' 2,99 € su un abbonamento su Twitch, se fai l'abbonamento su Twitch a questo canale, al mio canale, riceverai in premio la possibilità di ottenere una live dedicata interamente all'argomento della lore di Magic che preferisci. Per esempio, una storia, eccola Dark Sioux. Adesso torniamo all'argomento principe. Alla storia di tutti gli artefatti di Magic, visto che ti piacciono gli artefatti, o una live dedicata interamente a Esper e agli artefatti colorati, appunto di frammenti di Alara, con una sub che appunto è o 2,99 oppure gratis con Amazon Prime. Se fai la sub qui sul canale, ti faccio in cambio una live. Puoi scegliere un argomento e avere in cambio una live dedicata solo all'approfondimento di quell'argomento di lore, appunto. E niente, quindi questo era il momento di saluti momentanei, di saluti del nuovo follower. Scambio di favori, esatto, molto Black Aligned. Allora, dicevamo, fatemi riprendere stavolta, non Mishra. Ecco, riprendiamo Ashnod. Oh, allora, dicevamo, tornando al discorso di costruire un personaggio intorno al color pie, la nostra cara Sioux ha creato Saya Fulk, che in realtà potrei mostrare direttamente, sai, sarebbe. Aspetta, che qui ogni volta sarebbe un po' più facile anche per me. Ecco. Si vede una mazza bubola di niente proprio, come si dice in. Ecco.
Non lo so dove si dice, ma ammazza, boh. Sembra più Falk con una specie di... Au. Sarebbe Falk con una specie di AO, ok, quindi Falk. Up, come, done, ok, Falk. Saia Falk. Saia Fulk. Saia Falk, appunto, è questa planeswalker legata al mana blu e nero, ai colori dei Dimir. Quindi, preso in considerazione il fatto che questo planeswalker, questo personaggio, poi che sia un planeswalker o meno, quello è l'ultimo passaggio. Il domandarsi se sia un planeswalker o meno è l'ultimo passaggio, e certe volte cambio idea in corso d'opera, io onestamente. Diciamo, Saia Falk, quindi, Falk è un planeswalker legato ai colori blu e nero. Cosa significa blu e nero? Che cosa sono i Dimir? A questo punto, che abbiamo deciso che questo personaggio sarà blu e nero, mi aspetto di vedere, poi ci andiamo a leggere insieme quello che ha scritto su. Vagamente mi ricordo cosa mi hai scritto nel post, però un personaggio comunque legato all'oscurità, alle ombre, all'ottenere conoscenza attraverso la rootlessness di cui parlavamo prima, e attraverso comunque mezzi non sempre legali e non sempre... Sì, vabbè, tranquilla, no, non commentiamo, non si commenta quello, non si commenta se è un bel personaggio o è un brutto personaggio. Io ho creato, abbiamo fatto la live in cui con Giorgio ci siamo messi a ricordare i personaggi che abbiamo creato insieme, i primissimi personaggi, una roba veramente sconvolgente, il cringe più cringe che ci sia. Quindi oggi non commentiamo quello. Ah già, c'è il tuo nome in live, però è il tuo, tecnicamente per oggi DPR è il tuo nome su Facebook, quindi aspetta, tecnicamente è il tuo nome su Facebook, perciò secondo me dovrebbe, è comunque. È comunque privacy. Tutto è privacy. Cosa non è privacy al giorno d'oggi? Signora mia, dove andremo a finire? Si può allargare sta merda? Figurati, magari. Vabbè. Predimmi la privacy è tutto. La prima, volete essere protetti dai Dimir? Andate a fare il NordVPN. Madonna, no, magari, no, non sono sponsorizzato da NordVPN, tranquilli, non è vero, non mi pacca NordVPN, però ce l'ho talmente in testa che tutti gli YouTuber quando fanno così sponsor, no, ma che sponsorizzato, venduto. Comunque dicevamo, i Dimir, quindi il blu nero tendenzialmente rappresenta appunto il mistero, il nascondersi, l'agire nell'ombra per l'appunto. Quindi mi aspetto che Saia Falk sia un personaggio, se non è legato ai Dimir di Ravnica, comunque è legato a un'idea simile a Dimir di Ravnica, perché comunque leggende, scusate, per quanto i colori poi si mescolino a prescindere dal piano e diventino un'altra cosa e rappresentino un'altra cosa di piano in piano, comunque ci sono le 10 leggende di Ravnica che sono, almeno per me, poi non so se anche per voi, per te è così, Darksu, sono un po' l'emblema del bicolore. Se io penso a blu nero, la prima cosa che mi vengono in mente sono i Dimir, no Silungar, non il fatto che blu nero sta dentro ai maestro, non i Gisa Geralf. Penso ai Dimir. Allo stesso modo, se penso a Tricolor, penso a Grixis, non ai maestro.
E quindi per l'appunto andiamo a vedere, mi aspetto di trovare quindi una creatura, un essere che si muove nell'ombra, un po' sfuggevole alla vista, anche per il fatto che l'immagine comunque è un po' particolare. Se allora ne dimmi, vedi, per esempio, esatto, anche se non è magari un personaggio, il punto di quello che voglio dire è che se non è, anche se il vostro personaggio non è di Ravnica, per dire, e non ha a che fare con i Dimir, ciò non toglie che può avere degli aspetti e delle caratteristiche dei Dimir. Dopodiché, sì, io mi aspetto che sia tre Dimir, subito ha spoilerato che è tre Dimir. Adesso vi vado a leggere quello che c'è, che c'aveva la sua storia, come l'aveva scritta Siu. Allora, aspettate, che qui devo tenere tipo due schermi insieme, è complicato. Allora, tutto ciò, ecco, ci siamo quasi. Allora, Saga Folk, la più giovane di quattro fratelli di una famiglia povera, vive nei sobborghi di Martine, sull'isola del Mistral. Il padre è un umile artigiano che viene scoperto dal duca Rocati, che consente alla famiglia di rimediare un po' alle proprie condizioni di vita. Fin da piccolo ha sempre manifestato una certa affinità alle illusioni e ai poteri mentali. Ecco, altra cosa. Quando si parla di Dimir, effettivamente, illusioni e poteri mentali. Giustamente, illusioni e poteri mentali sono poi già così abbiamo, per esempio, stiamo facendo la cosa all'inverso praticamente. Prima leggiamo i poteri e poi pensiamo a inserirli nella color pie. Però comunque, nel momento in cui tu decidi che crei un personaggio Dimir, ci sarà sempre un qualcosa che è più blu o che è più nero. Nel caso di Saya Falk, decisamente il suo potere di affinità con l'illusione dei poteri mentali, che mi ricorda qualcosa, ma non saprei veramente dire chi, non saprei proprio descrivere quale planeswalker blu alla quale Siu è particolarmente affezionata, per usare un eufemismo. Appunto, l'illusione dei poteri mentali sono certamente Dimir, ma sono soprattutto legati alla combinazione al blu, sono legati al mana blu. Quindi c'è da aspettarsi che Saya Falk abbia un carattere più blu. Poi, vabbè, conoscendo Siu, ovviamente è più blu che nera, perché non ha rispetto per il sacro mana nero come invece dovrebbe avere. E quindi c'è da aspettarsi che sarà più blu che nero, come appunto con i miei personaggi c'è da aspettarsi che sono più neri che altro. Blau, Uberalles, c'è del razzismo nei confronti degli altri colori. Può diventare affinità che i suoi genitori gli hanno caldamente consigliato di non mostrare. Mi dissocio anch'io. Con nonchalance, il duca ha visto l'affetto che nutre per Yusei, tranne per il bianco, esatto, maledetto bianco. Il duca ha visto l'affetto che nutre per il padre, che nel frattempo diventa capo artefice, si offre di coprire le spese per mandare Saya su Emos, un'isola abitata dai maghi e protetta dagli aviani, ma Saya non vuole abbandonare la sua famiglia. Vittima di bullismo da parte della Martine Bene, però decide di dare una lezione a tutti quelli che si prendono in gioco di lei, con inganni e congiure che finiscono per essere scoperte, decretando la fuga della sua famiglia dalla corte. Un attimo, devo vedere una cosa. Ma se non smette bene, Martin, poi magari è Martin, però.
Voglio sapere di che piano è. Come hai fatto a indovinare? Sei veramente una telepate. Mi sono perso dove stavo. Decido di tornare. Ah, ok. Pittina di bollismo dalla parte della Martine o Martin, che dir si voglia. Secondo me è Martine. Decide di dare una lezione a tutti quelli che si prendono gioco di lei con inganni e congiure che finiscono per essere scoperte. Di che danno la fuga della famiglia dalla corte. Quindi, appunto, personaggio blu nero. L'isola di Evos, non Stalli, non sai che non mi ricordo, non Stalli, l'isola di Evos. Martain, che posto è Martain? Non mi ricordo un nome particolare. E poi, per esempio, se Sean, ah, beh, c'hai ragione. La musica di stasera non c'è. C'hai ragione. C'hai ragione. Ecco, per esempio, altra cosa importante, altra cosa interessante. Sue inserisce questo Martain, questa città, questo luogo, non credo esista ufficialmente. Confermami, anche che se non sbaglio, era anche parte del tuo mondo dei tuoi libri, giusto? Quindi. Tra l'altro, sì, in realtà stiamo facendo pubblicità ai tuoi libri. Dovresti pagarmi per questa roba, devi pagarmi. Siamo sponsorizzati da Dark Sioux. Che cazzo stavo dicendo? Oh, santo cielo! Ah, non ho inventato nulla. Ok, un secondo solo che. Mi sposto un attimo perché devo caricare il computer, perché giustamente non mi aspettavo di avere questo piccolo, chiamiamolo piccolo, intoppo. Quindi sto facendo, ecco qua. Che bella immagine che mi sto offrendo. Dove sta il mouse? Cadi quella troia maledetta, schifosa bastarda. Ora che abbiamo anche detto la frase di rito delle live quando le cose non funzionano, ok, quindi avevi sbacciato sulla wiki. Ecco, un'altra cosa molto affascinante, appunto, è la location. La location, ci sono pure le Netherlands. Ah, vero, così si possono mettere in evidenza. Ma non posso mettere il link, per qualche motivo non mi manda il link, però vabbè. Mi sto perdendo di nuovo. Aperta. Ok, quindi chissà che è stato ispirato, chi lo sa, chi può dirlo. La location è un'altra cosa molto importante. La location, come dicevamo prima, il piano su cui è ambientata la storia, può essere sia un piano completamente nuovo, io stesso ho inventato personaggi che in realtà vengono da piani assolutamente location 10, esatto, assolutamente inventati e non esistenti nel World of Magic. Ho inventato veri e propri piani ispirandomi, si dice rubando in realtà, ma noi diremo ispirandomi alle idee di scrittori e di scrittori di libri e di videogiochi. Per esempio, c'è il piano di Dark Souls nella mia idea. Si chiama fanfiction, esatto, bravo. Non si chiama rubare le idee, plagiare le idee, si chiama fanfiction. Quindi, appunto, oltre o si crea un piano del tutto fuori, diciamo,
da quei piani che già conosciamo. Di fatto il multiverso è infinito, in continua espansione, quindi con questa cosa poi la Wizard può andare avanti a oltranza a costruire piani su piani su piani, espansioni su espansioni, per poi andarci una volta e tornarci 40 anni dopo. E quindi appunto, altrimenti può essere un piano, un piano originale, oppure un piano conosciuto, ovviamente tranne Vryn, esatto, un piano conosciuto, ma che magari è stato esplorato poco, o magari se è stato esplorato poco, o comunque se presenta dei posti oscuri, diciamo, possono essere sfruttati tali posti per creare una specie di enclave, diciamo, non enclave celeste, una specie di luogo del tutto anche un po' anomalo rispetto al contesto del piano. Per esempio, scopriamo che nelle montagne di Stenzia c'è un piccolo villaggio su Innistad, dove i vampiri non possono, circondato da un qualche artefatto magico, dove i vampiri non possono andare. Ecco, in questo modo andiamo a creare un qualcosa di differente rispetto alla cultura di Innistrad, magari un villaggio che anziché venerare i demoni o Avasin o gli angeli, venera un planeswalker di qualche tipo, magari proprio il nostro planeswalker di cui vogliamo scrivere, e magari è più tecnologicamente avanzato, o comunque presenta dei nomi anomali per Innistrad, o che ne so, insomma, tutta una serie di situazioni che possono rendere questo posto speciale e ci possa permettere, dandogli appunto una giustificazione, di andare un po' anche a inventare all'interno di un quadro comunque già definito da altri. La terza opzione, tipo Gianfranco, esatto. Come ti chiami? Gianfranco. Gianfranco da Stenzia. Gianfranco, uè, Marcello, questi sono tutti, poi quindi sono tutti tedeschi, hanno sti nomi alla tedesca, Gaboni, tedeschi, Ghisa, Keralf, Ludwig, Odric, un po' del nord Europa. Arriva Udric, Est Europa avresti detto. Sorin, sì, Sorin è molto Sorin. Sorin, il suo Sorin è di Venezia. Il suo Sorin. Sorin, sì, è Est Europa. Però gli altri io l'ho sempre trovati molto. Non lo so. Sorin di Venezia, esatto, Sorin di Venezia. li ho trovati sempre molto tedescheggianti, nord europei. Est Europa, forse perché c'è, cioè Est Europa è più Ravnica, con i suoi Zadek, o Razia, vabbè, Aurelia è latino, però Zadek, Lasav, queste V, Arlindo Vicenza. In realtà Gianfranco non era poi così lontano dalla verità. Arlene, sorry. Oddio mio. Arlene, da Vicenza. Essendo un mannaro si mangia i gatti, infatti. Salutiamo tutti gli amici vicentini. Quindi appunto, la terza opzione invece è andarsi a studiare, della cosa che preferisco, il piano in questione, per, così come si è fatto, era il gioco, esatto, il
Il piano in questione, così come si è fatto per la color pie, dopo essersi studiati la color pie e la color identity del nostro personaggio, si va a studiare appunto il piano d'origine del personaggio e eventualmente, se c'è un posto che ci piace particolarmente e pensiamo sia adatto al nostro individuo, al nostro caro protagonista, allora lo possiamo usare. Stando attenti ovviamente affinché le cose tornino, perché comunque parliamo di un tipo di fanfiction che sia compatibile con la storia di Magic, non un'ucronia, non qualcosa di impossibile. Per esempio, se mettiamo che se la nostra Saya Falk a un certo punto prende e durante la guerra della scintilla prende Savra e gli taglia la testa, non è più coerente con la storia di Magic. Ho detto Savra, ma intendevo Vraska. Vero che ho detto Savra? Mi sa di sì. Prende Vraska e gli taglia la testa, non è più coerente a quel punto. A meno che chiaramente non si trova un altro Sauron, vi ho detto che, certo, che sono coglione. Intendevo Vraska, quindi a quel punto non è più coerente. Mentre invece se lei va su Ravnica, ma parla e basta con Vraska, oppure fa la guardona mentre Vraska e Jace scopano, tra Vraska e Saya può essere. Poi tutte e due Golgari, Savra, Vraska, svegliati, è primavera, Savra. Sono le 7, devi andare al mortificio, Volgari. Vabbè, dicevamo, famiglia della corte. Il padre muore poco dopo a causa delle ferite riportate durante la fuga, mentre la madre decide di rilegarla per la disgrazia che ha scatenato sulla famiglia. Sta sorridendo in basso a vedere Jace. Beh, ma non l'ho spoilerato, magari era solo un esempio. Per diverso tempo, Saya usa le proprie abilità illusorie per aiutare fratelli e madre a sopravvivere, cambiando spesso il proprio aspetto e rubacchiando quella. Ecco, il rubacchiare è appunto la parte più black, attraverso inganni e manipolazioni mentali. Il suo potere è immenso, ma la sua capacità di usarlo a dovere è piuttosto scarsa, e infatti viene nuovamente scoperta, portando la madre a morire di dolore e i fratelli a tentare di ucciderla per darle una lezione una volta per tutte. Saya si difende, praticamente stermina tutto ciò che resta della sua famiglia, fondendo i loro cervelli e portando la sua via dell'autodistruzione. Non mi ricordavo questa cosa che fondeva i cervelli di tutta la famiglia. È in questo momento che ascende e si ritrova in un luogo sconosciuto, che crede essere Evos. Ora, il momento dell'ascesa di un Planeswalker è in realtà chissà a chi è ispirata. Chissà. Chissà se è ispirata a un certo Planeswalker che ha problemi di memoria e tende a far dimenticare le sfingi come si respira. Chissà. E diceva, nel momento dell'ascesa di un Planeswalker, qualcuno dimenticò come si respira, esatto. Vedi, telepatia di Ymir. Sì. Quindi può essere un momento sicuramente importante nella storia, ma se non vogliamo raccontare, se le origini di questo Planeswalker non sono così importanti, allora, per esempio, vi rifaccio l'esempio di torno all'esempio mio di Liliac. Nella sua storia, Liliac, io non ho idea di come sia asceso. Io so che era un Planeswalker nativo di Grixis. A un certo punto è asceso e ha deciso di andare in giro per il multiverso a diventare il cronista, il tessisapere più importante del mondo, del multiverso. Lui ha deciso che voleva riassumere tutta la lore di Magic. Chissà da chi avrò preso ispirazione. Ogni riferimento a persone veramente esistenti, a SPDMN veramente esistente, è puramente casuale. Quindi Liliac decide che vuole essere Liliac cambi Liliac, esatto. Quindi, di fatto, nella sua storia non torna mai, anche perché poi su Grixis è vissuto sto poraccio, sti gran cazzi di come è asceso. Possiamo immaginarcelo perché
Nel momento in cui sei su Grixis, la tua vita è in pericolo 24 ore su 24. È un attimo che ti ritrovi mozzicato da uno zombie e diventi un Planeswalker. Quindi non sempre l'ascesa del Planeswalker è estremamente importante, talvolta può essere anche sottintesa. Chi è che crede il cazzo? Postepay, vabbè. Peggio di Grixis, giusto i Corian o Firexia, sì, decisamente. Però, per esempio, se sei di nuova Firexia, tendenzialmente sarai un Firexiano, le australe del multiverso. Se sei di nuova Firexia, tendenzialmente sarai un Firexiano, quindi in realtà non è così male essere nativo di Firexia. Il problema di Grixis è che quando nasci, se nasci, sei comunque destinato a diventare un mostro mangia cervelli. Se non ti riproduci, Neo, perché qui è tutta nea sti cazzi. Nea sti cazzi. E la storia del multiverso. Comunque sì, Grixis è un luogo abbastanza di merda in cui nascere e crescere. Che chiede essere Evos? In realtà è Ravnica, nella segretissima sede della casa Tadimir, incuriosita da come una ragazzina sia riuscita a scoprire quell'uomo. Saia viene a tutti gli effetti arruolata nella gilda, ampliando i suoi poteri nelle arti oscure e scoprendo l'esistenza degli altri mana. Decide così di lavorare sotto copertura in altre gilde come spia, ogni volta cambiando nome e aspetto. In realtà è più interessato ad acquisire il controllo degli altri mana che fare da spia, e ben presto si annoia e decide di progettare un piano per andarsene. In quel periodo, questo è anche un po' un Red Aligned, quindi è molto Grixis, Saia. Per dire che in questo caso Saia è comunque Dimir, però può avere un lato della personalità che è legato. Guarda come adesso mi dà problemi il wifi, guarda come adesso mi dice connessione, c'è proprio connessione. Marco 2, veramente stasera, già che stiamo facendo, ormai io sono in Grixis. Ci sono di fatto poi all'epoca era solo Dimir, ok. Di fatto comunque nelle personalità dei personaggi, chiaramente a quel punto, se vogliamo creare un personaggio interessante, dobbiamo andare oltre il colore di mana, perché se rimaniamo sempre fissi sul colore di mana, solo quei colori di mana, nel senso, se quella persona è allineata solo a quei colori di mana e si comporta solo in quel modo specifico, tipo il personaggio monobianco che non ha alcun momento di egoismo, anche se di fatto il monobianco è il più egoista dei colori, Jace non potrebbe scopare se restasse solo blu, esatto. Se Jace fosse il blu perfetto, non potrebbe fare piani come quello di Amonkhet, andiamo e veniamo a Bolas. Se Chandra fosse sempre monorossa, anche se Chandra tende ad essere fin troppo monorossa, porella, un pochino in queste ultime storie sta diventando un po' più grande, è diventata la morte di Jaya, la sta aiutando a maturare. Non potrebbe fare alcun piano, non potrebbe avere nessuno scatto di. Era ora, esatto, poraccia. Bistrattata da morire, Chandra. Non potrebbe fare alcun piano, non potrebbe avere un desiderio di aiutare il prossimo, perché lei è rossa, lei è. Ah, io aiuto solo quelli che mi stanno simpatici. Invece. È un personaggio comunque. Le motivazioni del personaggio possono essere legate ai colori di mana, però non bisogna mai. Il colore identity è sempre un pericolo, perché c'è il rischio di trovarsi appunto invischiati e creare un personaggio troppo preciso e troco allineato a solamente quei colori, dimenticandoci che parliamo di personaggi che però dovrebbero avere delle personalità complicate, che vadano oltre il sono tutto blu e sono tutto freddo e sono tutto bianco, sono tutto rosso e sono tutto caldo. Che detta così sembra che ho poi questa voce così, questa voce molto sensuale a mezzanotte 05, stiamo entrando in fascia in fascia protetta.
Tenzin, la volta in cui lo fanno Dimir è sempre una festa, guarda. È stato bello vederlo cambiare, esatto. Vederlo improvvisare, comunque trovarsi ad avere dei momenti di che cazzo, oddio, come faccio adesso? Lo stesso Test of Metal, per quanto non sia canonico. È molto bello proprio perché vediamo questa cosa. Tezzeret è un personaggio tutto tondo. Tezzeret ha dei momenti in cui è un white aligned, nel senso che ha intenzione di migliorare la vita di una persona, effettivamente, di alcune persone. È monorosso, ha intenzione di agire in quel momento. Senza pensare alle conseguenze, attaccando a mani basse. Andando contro ogni suo principio. È monoverde perché diventa. Aiutate il ragazzino a fuggire, esatto. Molto bello anche quello. Abbiamo visto nell'ultimo. A modo suo, poi alla fine, anche l'incontro con Nashi, per esempio, nell'ultimo racconto di Tezzeret, in cui comunque risparmia la vita a Nashi. Tezzeret, il mono nero, nel momento in cui tu cerchi di intralciarlo, ti uccide e basta, a meno che tu non gli sia più utile da vivo. Però nel caso di Tezzeret, lascia in vita Nashi perché di fatto gli dice: guarda, tu tanto stai già soffrendo di tuo, stai vivendo una vita di merda, tua madre è una firexiana e sta venendo a ucciderti, preparati. Infatti ci sono, una piccola parentesi, ci sono rimasto veramente male del fatto che non sia stato Nashi ad uccidere Tamiyo. Spoiler, vabbè. Figlio di Firenze, esatto. Ci sono rimasto molto male perché invece mi sarebbe piaciuto che dopo il discorso di Tezzeret fosse stato Nashi a tirare fuori il lato più oscuro di sé. Però in quel momento diventando, cioè facendo un gesto da eroe in realtà. Appunto, macchiandosi di questo crimine tremendo come la morte, l'uccisione di sua madre per il bene del multiverso. Invece ci sono stati Kaia e Kaito che, vabbè, pure lì la reazione di Nashi. Avrei voluto vedere, magari in Aftermath ci fanno vedere un po' di più, però mi è sembrato un po' molto rapido, un po' troppo rapido, un po' molto rapido. No, è stata la viandante, c'ha ragione, di fatto è stata la viandante che è entrata con Lampo e ha esiliato e ha guadagnato una Planeswalker tappata, ha esiliato. In quel periodo accade l'evento che dà finalmente un senso alla sua vita, un suo coetaneo delle abilità strabilianti risolve un diritto implicito e diventa il patto delle essenze vivente. Ha fatto un metaglio con Tamiyo. Esatto. Sai che rimane affascinata dal potere del ragazzo e decide che vuole essere istruita da lui, ma deve scappare da Ravnica perché teme, a ragione, che i Dimir vogliano sbarazzarsi di lei. Finisce così sul frammento di Esper, dove per un po' riesce a mettere in pratica ciò che ricorda del lavoro del padre. Ben presto, e qui mi dissocio, come avevo scritto nei commenti, si stufa anche di Alara e comincia un viaggio frenetico tra i piani alla ricerca di un nuovo posto da chiamare casa. Di Alara non ci si può scordare, non ci si può stufare, è impossibile, non esiste nemmeno la più remota possibilità che qualcuno possa stufarsi di Alara. Nessuno può farlo sotto i miei occhi. E quindi ecco un'altra piccola cosa. Una volta decise fatte queste prime premesse, diciamo, Lara Boring, esatto. Fatte queste premesse, sappiamo chi è il personaggio. Abbiamo scritto un po' di storia, partendo appunto dal suo piano di origine. Dal suo colore di dal suo, dalla sua color identity e dal piano dove si trova adesso, possiamo farlo interagire con il resto del mondo, ma soprattutto quello che io ho sempre fatto
e che in realtà vedo, riconosco anche nello scritto di Siu, è il fatto di far interagire il personaggio protagonista, che poi siamo noi alla fine, diciamoci la verità, con i personaggi della Lord Image, con uno in particolare, legandosi a questo personaggio esistente nella Lord Image. No, che dico, no, infatti, no, che figurati. Un personaggio esistente, non se no, così egocentrici, noi, ma come si fa a dire che siamo delle persone egocentriche? Voglio dire, non sto mica facendo una live interamente dedicata a parlare dei personaggi miei e del mio modo di scrivere i personaggi, utilizzando come scusa i personaggi degli altri. Mica siamo così. Mica, potrei mai fare una cosa così egocentrica? No, non è proprio da me. Quindi appunto farlo interagire con altri personaggi. Io disse che malpensante che lo crede, esatto, proprio un white aligned. Io da ragazzino di solito inserivo i fratelli, o i fratelli o i parenti. Tipo, avevo parlato di Ceneris, il ragazzino, il lignifero che poi diventava Cinereo, uno dei primi personaggi che abbiamo mai creato, che appunto lui era il fratello di un personaggio che non è proprio importantissimo nella Lord Magic, che è il Luna del Tetro Focolare, che però è un personaggio che appare nei Flavor Text. Oppure il buon Sirislav, che era amico appunto del grande amico di Nefara, anche se tu l'hai conosciuto poco come Nefara, perché Sirislav in quel momento stava facendo altre, la sua strada era separata da Nefara. L'ha conosciuto più Clelia, in effetti, come personaggio. Te lo ricordo bene che te lo ricordi, perché significa che non hai preso forse hai preso una botta di pietra di Ixalan. Dai, povera Fara, alla fine è andata pure bene, hai fatto le scelte abbastanza piuttosto buone, devo dire. Poteva andarle peggio, poteva rimanere paralizzata a vita. Mamma mia, difficilissimi, quelli sono stati difficilissimi da scrivere, i racconti di Nefara paralizzata. Paralizzata. Infatti penso si sia anche visto che sarei certamente accorta che faticavo da morire e che non erano certo i più avvincenti. Quindi appunto da ragazzino facevo i fratelli. Però a un certo punto ho cominciato a fare, ok, no, non è il fratello, però il personaggio di turno. Di solito da ragazzino facevo il personaggio protagonista, è il fratello. Sì, no, infatti l'ho voluto io perché sono un cretino, infatti lo ammetto senza problemi. Sei riuscito a non farla morire, infatti, ma GG, decisamente, poteva andare molto peggio, fidati. C'erano molti modi per morire, anche da paralizzata. Da paralizzata, anzi. Quindi da ragazzino facevo il personaggio protagonista che era fratello di un personaggio minore, tipo The Flavor Text. Dopodiché era però discepolo di un personaggio importante della Lord Magic. Ad esempio, no, Nikotas è disperso nella lore, ma nel senso che sono fermi i suoi racconti. Però Nikotas esiste nella mia storia originale slegata da Magic. Nikotas esiste e ancora sta facendo cose. È sempre il solito ubriaco lercio, matto come un cavallo, è sempre lì pronto a. Non è il tuo Nicodas, è vero, in effetti. Cioè, però è basato sul tuo Nicodas. Cioè, nel senso, il tuo Nicodas è cresciuto. Non è il tuo perché non lo stai giocando tu, però è lui, è quel personaggio.
Ha fatto quelle cose, ha fatto la marcia dei cavalli zombie, delle mummie, non mi ricordo cos'era, delle mummie che doveva fare, avresti dovuto fare. Che si è dimenticato la tromba a casa. Sì, beh, considera che l'ultima. Adesso, appunto, siccome Nicodas è diventato adulto e vecchio, diciamo, si ambientano i racconti attuali 20 anni dopo il racconto gioco, no? Poi chiudo la parentesi. Adesso che cosa ha deciso? Che siccome ha detto no, no, è riuscito a sopravvivere fino all'età matura. Adesso ha deciso che oh no, è ancora più Rakdos, fidati. Fa ancora il Rakdos a tutto stile, tutto in pieno stile, un Rakdos in pieno stile. Ha smesso con la tromba, non tromba, non tromba più come un tempo, in tutti i sensi, però per dire, l'ultima cosa che ha fatto è, si è vantato di aver cresciuto un necromante particolarmente capace, di aver addestrato un necromante particolarmente capace, che lui è il più bravo di tutti, e si è vantato col preside tipo di un'accademia di scienza e di magia, e gli ha fatto no, perché sai. Che cos'era che cacchio dicono? Ah, aspetta, forse sono. Aspettate. Ok, no, per fortuna non erano i miei, perché se no, we are in una collezione. No, Nicotas si è appunto vantato di aver cresciuto il più potente necromante del mondo, dovreste vederlo in azione. E quando gli hanno detto, ok, allora portacelo qui, si è fatto letteralmente il giro del mondo per andare da questo poveraccio. Che stava tranquillo ed è andato a rompere i coglioni dicendogli: Ah, mio caro, quanto tempo! Ma quanto sei bravo, quanto sei cresciuto, quanto sei bravo! Che le dici di venire con noi, con me, in questa accademia di magia? Dai, vieni, vieni, ti ricordi i bei tempi di quando ti ho cresciuto? Ah, e ho quasi tentato di ucciderti più volte. È sempre un tipino particolare. Il nostro Nicotas. Però vabbè, questo era un piccolo accenno appunto a quello che è diventata quella parte. Poi comunque ne ha fatte di bravate il buon Nicotas, e ancora ne fa di bravate, di cazzate, diciamoci la verità. Quindi, è una domenica che devi aggiungere il post che mi dicevi. Aspetta, aspetta, qual era il post che mi dicevi? Quello dei nomi? Non mi ricordo, stiamo parlando l'altra volta? In chat l'altra sera? Lo devi ancora fare? No, dovresti tirarmi una pietra di X. Ah, di Venser Nissa, ok. Aspetta, mi vado a recuperare la chat perché non mi ricordo assolutamente nulla. Successo 2 sere fa, ma come sempre la memoria fa cilecca. Comunque, nel frattempo, continuiamo appunto. Quindi, abbiamo letto di Saia, il
Poi dici a me, no, no, ma io ammetto senza problemi di avere una pessima memoria, di aver bisogno delle pietre di Ixalan. Poi se il computer collabora siamo tutti contenti, però. Non ci sta riuscendo a caricare, però vabbè. Sono un vero Jace, sono un verissimo Jace. Dai, Facebook, ce la puoi fare? Ecco. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Capirai, mo quando lo trovo. Uffa. Non mi ricordo nulla. Vabbè, non lo sto trovando, non importa. Beh, comunque inserisci, inserisci. Qualunque cosa fosse, inserisci. Quindi appunto a questo punto abbiamo visto la buona Saya Fork. Fork. Vediamo. Anche recuperare gli screen che possono essere così puoi ricattarmi, stai dicendo? Vediamo anche il personaggio di Matteo che era Raven, mi pare. Ora, il personaggio di Raven è quello di Matteo. Non abbiamo un'immagine del personaggio di Raven, o meglio, sì, forse aveva fatto un disegno, ma vallo a trovare adesso nei meandri del gruppo. Fugge, buona serata, è stato bello. Meno male, meno male. Raven era una bambina di Ravnica, figlia di una guardia Azorius e di una Planeswalker. Era una bambina allegra e sorridente, adorava giocare, le piaceva guardare sua madre mentre preparava i biscotti e ascoltare le storie poliziesche di suo padre. Ah, ok, mi ero un attimo. Ravenica, Revenica, esatto, Revenica. E quindi qui Matteo, per esempio, ha creato un personaggio che non ha a che fare con un personaggio esistente, però comunque inserito nella lore di Magic, nel senso che ha preso un piano, ha preso gli Azorius, anche se non ha specificato la color identity, mi sembra. Ah no, ha specificato poi dopo, è Jeskai come tipo. È Jeskai, come non dovrei sbadigliare in faccia alla telecamera, però. Adesso si è scritto suo padre. Durante i giorni della guerra della scintilla, Jeskai Calcettai. Calcettai? Che vuol dire? Jessico Calcetto, ah, ok, lo so chi è Jessico Calcetto, però il meme, però non capivo. Ma pure tu, ma puoi fare queste battute così importanti, così complicate a mezzanotte e 24? Che poi in realtà dovrebbe essere l'una e 24. Che ore sono esattamente? Cioè, dovrebbe esserci l'ora legale. Quindi no, mi sa che entra in vigore più tardi. Mi sa alle 3. Là è l'1:24, penso, come stanno messi. Vabbè, comunque sia. Continuiamo la nostra narration. Cambiamo però la foto, interrompiamo la condivisione perché così almeno posso. E prendiamo, che ne so, Coalition Relic, dai, questa roba qui.
Dovrebbe cambiare le due o le tre, ok. Buono a sapersi, non me lo ricordavo assoluta lì. Ma tanto cambia da sé. Allora, giocare piaceva guardare sua madre che teneva il biscotto sotto le sue pezzesche di suo padre, quindi ha settato il fatto che lei è figlia di una Zorius e di una Planeswalker, che non sappiamo se fosse allineata, comunque va bene. Comunque, fuso. Perfettamente integrata comunque nella società di Ravnica. Durante i giorni di guerra della scintilla causata dal terribile Nicol Bolas, perché non riesco a sedermi bene, perse i genitori a causa di due soldati eterni. Infatti, due zombie erano venuti per sua madre. Ah, per sua madre, per reclamare la sua scintilla. Ti vedo preso da questa storia. In realtà sì, dai, dai, un pochino. Appunto, integrato nella vita di Ravnica, entra la cosa degli zombie, gli eterni, che vanno a cacciare scintille. Il padre difese Raven e sua madre a costo della sua vita. Una volta ucciso l'uomo, gli eterni presero la madre di Raven e la fecero andare dall'altra parte. Suppongo, vabbè, ma poi Matteo, se ci sei in chat, se ci sarai poi nei commenti, fammi capire perché prima hai scritto ucciso e poi dall'altra parte l'hai scritto dall'altra parte. Vabbè, mo stiamo a fare pulci, però comunque ucciso, vabbè, è morta la mamma di Raven e anche il papà. Altra cosa che contraddistingue molto spesso sia i personaggi di Magic, Still Better Than Wiseman, quello sì, assolutamente. Quello che contraddistingue molti personaggi, perché è molto semplice scrivere personaggi così, sia di Magic che di fanfiction legate al Magic, le mie fanfiction perlomeno, come abbiamo visto, almeno una fanfiction di Sue, appunto. Legata alla buona Saia, i miei genitori sono morti. O sono morti, o sono tipo quelli di Jace che se ne è dimenticati, se ne è persi. Ma no, hai perso i genitori? Sì, ma nel senso che non mi ricordo di loro. Quindi per l'appunto. Il padre lo pestava? Eh beh, sì, in effetti. Però per dire, alla fine un sacco di Planeswalker erano. Sì, il padre di Tezzeret, io voglio, il padre di Tezzeret era proprio un pezzo di merda, gli menava per il semplice fatto di menai, cioè per il semplice fatto che esisteva. Poi certe volte si ubriacava e gli menava anche per altre futili ragioni. Di solito lo menava per il fatto di stargli in mezzo alle palle e non riuscire a fare quello che voleva lui, o comunque cercare di imbrogliarlo costantemente. Nulla di strano, esatto, assolutamente. Cioè, già da sobrio gli menava, quando era ubriaco gli menava 2 volte. E poi appunto, appunto è perché è molto facile non dover scrivere i genitori, non dovendo doppio attacco, non dovendo scrivere dei genitori, il planeswalker comunque può andarsene tranquillamente in giro per i piani. Comunque gli individui possono essere un po' più liberi se vogliamo, anche se una volta. Vabbè, io perché le mie prime storie le scrivevo da adolescente, quindi chiaramente per me era necessario creare questi personaggi che dovevano, o i genitori erano morti nelle maniere più atroci, oppure,
comunque non erano presenti e perché, non, perché questi ragazzini dovevano essere liberi giustamente di andare a vivere le loro avventure. Poi dal più grande mi sono reso conto che magari questi ragazzini potevano pure averceli i genitori e potevano pure dire: guarda, voglio andare a fare il Planeswalker. Va bene, ok, ciao, buona serata. A che ora torni? Copriti che fa freddo. Siamo cresciuti con Pokémon, c'hai ragione pure te. Pure in Pokémon, guarda caso, la madre di Ash Ketchum mica ci sta. No, tra l'altro è pure finita la storia di Ash. Quindi è finita un'epoca. Porca puttana, siamo vecchi, sì, siamo vecchi di merda. Vabbè, torniamo a giovani invece, che Matteo è più giovane di noi. Raven vide la scintilla della madre uscire dallo zombie e volare in cielo e disperata ancora di più. Sono il più grande di te. Vabbè, ma tu sei 91 o 96? Non mi ricordo più. Sei 91, giusto? Vabbè, dai, sono 2 anni. 90, vabbè, dai, sono 3 anni. Che saranno mai 3 anni? Vecchiaccia di merda, volevo dire cara alleata. 3 anni, via, 3 anni non è nulla. Ti ballo a caso, posso ballarti? No, che dovenia, che dovenia. Sei nel fiore degli anni, sei ancora nel fiore degli anni. Dai, Siu, non buttarti giù. Stai, Siu. No, anche ora ci provo. In realtà non credo che puoi bannarmi, sai, perché in quanto admin principale e creatore del gruppo, non credo che un altro admin possa bannarmi. Questo gioco lo facevo 15 anni. Ma hai detto che io sono più giovane, quindi chiaramente devo fare dei joke da giovani. Del gioco a giovedì devo fare adesso rido per mezz'ora su gioco a giovedì. Serietà. Raven vide la scintilla della madre uscire dallo zombie e volare in cielo e disperata si mise a rincorrerla invocando: sei, ho vinto io. Ho vinto io, non puoi bannarmi. Il potere è ancora nelle mie mani. Ma io posso bannare te. Posso toglierti il ruolo di admin e bannarti. Ah, che l'ebbrezza del potere. Vabbè, comunque sia, si mise a rincorrere invocandola. Infatti, credeva che fosse lo spirito della sua mamma. Corse per tutta la città e vide la cittadella di Bolas. E con rabbia osservò il drago malvagio ridersela con crudeltà per aver ottenuto il potere. E fu lì che Raven incontrò per la prima volta il suo peggior nemico, colui che in un solo giorno le aveva rovinato la vita. Ci sta, origini. Ci stanno. Non ho detto che non l'hai commentato, in effetti, eh. Però nel senso ci sta. Commento per dire ci sta che il personaggio esistente nella lore, appunto Nicol Bolas, sia in molti casi la nemesi, talvolta il mentore, ma più spesso. Poi io dico più spesso, ma perché parlo dei miei racconti e quello che ho vissuto io con i miei racconti. Molto spesso nei miei racconti io facevo questi personaggi che erano le nemesi dei miei personaggi protagonisti, ma anche i mentori. Quindi abbiamo, per esempio, in alcuni casi erano solo mentori, però per esempio il personaggio di Vexis, il proto-Liliac, se vogliamo, anche lui di Grixis, il barone di Unx, era un ragazzino che era fratello di un personaggio di Flavor Text, Elisa della Fortezza, che appare nel Monile di Grixis,
La sorella veniva uccisa da Sedris, e Sedris, siccome questo ragazzino era molto speciale, era molto dotato con le magie, veniva effettivamente cresciuto. Sedris lo prendeva e lo cresceva a Sedraxis, facendogli però del male. Gied, pure, di cui ho parlato prima, Gied viene completato, non completato, ma reso Firexiano. Neofirexiano da Morioc, che era, e viene messo sotto l'ala protettrilla, viene messo sotto il controllo di Ghett, il Thane dei contratti. Quindi, insomma, è una cosa che torna anche qui. Qui in questo caso è solo l'antagonista e non il mentore, però ci sta comunque. A fine conflitto, la Nemesi, ecco, a fine conflitto, dopo la caduta di Nicol Bolas, Raven fu trovata da Gise Vraska, che, mossa a compassione per lei, decise di adottarla, e Raven, grazie a loro due, gli ottenne il sorriso e li considerò parte della sua famiglia, reputandogli degli zii. Vedete, appunto, la questione ritorna, e come sempre io ho sempre ragione. No, cosa? Ah, che Dio, per favore. Jace e Vraska sono appunto i mentori della nostra Raven. Ora, la storia di Matteo va oltre. Lui ha avuto l'idea di: ok, siccome faccio rimanere nel canone, vado oltre la storia. Che era un'idea che pure Marco aveva avuto l'idea quando ha fatto i memetori. I memetori. Marco, quando a un certo punto la storia di Ravat, o Ravat che dir si voglia, mi aveva detto che in realtà, dopo che l'aveva retconata, diciamo, i memetori, anziché mentori. What? Cioè, nel senso del meme. Vabbè, comunque, la storia di Ravat, il buon Marco aveva detto che sì, l'ho retconata in maniera tale che non somigli più. Era un brutto gioco, però, adesso lasciatelo dire. Non abbia più le cose di Magic, ma in realtà, se vogliamo, possiamo ambientarla migliaia e migliaia di anni dopo il presente di Magic, tipo 500.000 anni nel futuro, perché Ravat è eterno. Era bellissimo, tu non capisci. Capisco una cosa però, che non hai il potere di bannarmi. Puoi counterarmi, ma non bannarmi. Raven, una volta cresciuta, divenne una planeswalker e viaggiò nel multiverso imparando tante magie, e riuscì a controllare ben tre tipi di mana bianco. Posso bannare il tuo altro account? Quale dei cinque? Bianco, blu e rosso. E quindi appunto abbiamo i colori. Per un periodo di tempo forniva di Yugen, lo spirito drago, nel reame della meditazione. Infatti Yugen percepì il suo potere e la sua bontà d'animo, e quindi adesso te lo sto a dire, il suo potere e la sua bontà d'animo. Quindi Matteo, no, com'era, aspetta, ma sai che non mi ricordo manco io. No, Marco Ludovici era il fake più famoso, ma ce n'ho altri, ce n'ho altri. E quindi l'accolse come sua allieva e lì imparò da Ugin. Un giorno Ugin le disse che doveva andarsene dal reame della meditazione, ma pregò l'allieva di sorvegliare le ossa di Nicol Bolas. Qui non ho capito se ha fatto un'ucronia o... Cioè, nel senso, Bolas è morto. O è morto di vecchiaia? Temeva che qualche malintenzionato potesse riportarlo in vita in qualche modo. E Raven, capendo la pericolosità di Bolas, decise di diventare la custode delle sue ossa. Raven passò 2 secoli a guardia di Bolas. Ogni tanto gli zii venivano a farle visita per tenerle compagnia. Ma longevi comunque, di vecchiaia. Sì, con la J, di vecchiaia. Longevi comunque gli zii, nel senso Jace e Vraska, 200 anni. Ok, interesting.
Avrà trovato un modo nella storia per farli durare così a lungo. Un giorno arrivò un bambino principe perché sulle ame della meditazione, Teodoro. E beh, sì, tecnicamente c'è ragione, Vraska potrebbe anche durare. Ludmilla è durata secoli. Il re, ben comprendendo che era su. Tra l'altro, hai visto nella storia della Lurs si parla di Ludmilla, ma in teoria Ludmilla è ancora viva. L'artbook dice che è ancora viva. Evidentemente le avranno strappato gli occhi, o non lo so, ne hanno fatto. Si sono ricresciuti, si sarà rigenerata gli occhi. Nella storia della Lurs è quella che è la Gorgone che sta in carcere con Vraska. La storia, quell'ultima uscita, no? Era una delle sorelle di Pietremorte. È quella che diceva: no, non prendeteli, scappate, fuggite, sciocchi. Lo so, io mi ricordo il nome, non mi ricordo la scena, per dire. Però era la Gorgone che sta. Mi ricordo il nome solo perché era quello delle sorelle di Pietramorte. Se non leggi i libri di Ravnica, ovviamente non ti resta il nome. Nel primo libro di Ravnica appaiono i nomi delle sorelle di Pietramorte. Raven, comprendendo che Teodoro era solo al mondo, decise di accoglierlo sotto la sua ala protettrice. Raven. Il primo è molto carino, eh? Il primo è molto carino, te lo consiglio, è in inglese, ma direi che potresti. Hai problemi a leggere in inglese? Tu che sei andata a vivere su Teros e su Eldraine? No, che altro dici, ma chi cazzo me lo fa fare di perdere tempo a leggere Ravnica, che non c'ho voglia. In realtà sai che credo ci sia l'ebook. Sì, beh, comunque sì, capisco il problema. Ci dovrebbe essere l'ebook da qualche parte. Però sì, nel senso, quando lo recupererai, fammi un fischio. Perché comunque ci sono i Dimir che sono sempre i più fighi di tutti. Anche se nel terzo libro c'è una scena bellissima di Zadek che uccide Razia con la sua stessa spada, che bellezza. E Raven, comprendendo che era solo al mondo, l'abbiamo detto, Raven e Teodoro divennero un duo inseparabile, affrontarono il terribile Krosis che voleva riportare in vita Bolas. Affrontarono il potente Sinunga con l'aiuto di Atarti. Ma cosa spoiler? Spoiler, sono 30 anni fa e è accaduto il primo blocco Ravnica. E poi non ti ho detto in che situazione sono, dai. Ma poi scusati, tu lo sai che c'è Aurelia, no? Aurelia è l'attuale Guildmaster. Che fine ha fatto, secondo me, Razia? Si è fatta una vacanza, è andata in pensione. Un giorno arrivo. Guarda, li sensi di colpa. Quindi, appunto, terribile Krosis e affrontare il potente Sinungar con l'aiuto di Tarkir. Ok, quindi c'è molto comunque di che vuoi dall'Ainur. Ritira quello che hai detto subito o verrai bannata dalla vita. Quindi c'è molto comunque di altri personaggi che sono molto più di me, giammai, Gianmario. Combatterono Jack Falkenrath, capo dei vampiri Falkenrath su Innistrad, aiutando l'umanità del piano. Invece Jack Falkenrath è un altro personaggio inedito, originale. Raven ingaggiò una battaglia finale contro Krosis e lo uccise davanti agli occhi di Nicol Bolas. Infatti voleva che provasse lo stesso dolore che lei aveva provato da piccina nel perdere una persona cara. Questo anche è molto Black Aligned, devo dire. Raven con arroganza, quindi ha avuto la sua fase di Black Aligned, forse Raven. Prova ad affrontare Nenad Bolas, ma il drago le mostrò di nuovo il nuovo potere ottenuto dai cristalli del Mana. E solo Teodoro, in quanto l'incarnazione di un forgiatore di mondi. Gli occhi di Bolas, gli occhi di Bolas.
Bananas. Occhi di Balas, occhi di Balas, momento su canzone check, doppio movimento canzone, e dove stanno gli occhi? No, davanti agli occhi di quel boss, vabbè, mi sa che l'aveva riportato in vita, i check sono tornati. Un giorno poi Balas si ripresentò. No, le vedette d'oro presero residenza su Innis, dove fu riconosciuto dagli angeli e piano come il loro dio creatore. Un giorno Balas si ripresentò e mostrò un terribile potere, rapì Teodoro e disse al re che poteva trovarlo sulla terra, il mondo in cui Teodoro era nato. La residenza. Presero residenza, sì, evidentemente si è burocratico. Vabbè, la figlia, è una figlia degli Azorius, una figlia di Azorius, Raven, quindi ci sta la burocrazia. Raven adunò la sua famiglia e alcuni amici per affrontare il suo nemico. Assieme ai militari della Terra, combatté il drago, ma Balas era troppo forte. Ecco, la presenza della Terra, giustamente, è qualcosa di molto particolare. Nel momento in cui Matteo ha deciso che voleva inserire la Terra nella sua versione alternative del multiverso di Magic. Diciamo che nel momento in cui io appunto sono quello che ama fare le cose il più possibile coerenti con la lore di Magic, e tenendomi comunque all'interno della Lore di Magic, creando al massimo dei piani, sì, la Terra potrebbe essere un piano tecnicamente, però io cioè, però la Terra così come la conosciamo oggi, cioè la nostra Terra esattamente così, come dove ce li ha il mana bianco, dove ce l'ha il mana nero, dove stanno i colori di mana. Che uno dice, vabbè, ma Francesco, ma che cazzo di problemi ti fai? E però quando io vado a scrivere, per esempio, ci tengo molto a queste cose. Io, nelle mie storie, che sono, ricordiamoci, abbiamo detto, le migliori del mondo, no? Abbiamo detto che i bianco sono gli USA, quello sì. Sono molto Boros gli USA. Abbiamo detto, no, che io sono il miglior scrittore della Terra. Del multiverso intero, no? Mi pare che abbiamo già detto, mi pare che avevamo già raggiunto questo momento. L'Europa brulla, sì. Quindi, appunto, abbiamo. Dai. Mi dissocio anch'io, mi dissocio, sì. Però faceva ridere. Quindi appunto invece, però nel momento in cui giustamente tu presenti ai tuoi lettori il fatto che si tratta di un, diciamo, Elseworld, come si dice nei fumetti, di un multiverso alternativo, comunque là sei presente blu, sì. Eppure, Dio, Dio. Izzet, sì, un po' più Izzet. Nel momento in cui decidi che ok, è un multiverso alternativo, le cose sono andate in maniera diversa, ti spiego come sono andate e faccio in modo di farle funzionare, come si dice. Bene, mezzanotte e 49 sto cominciando a delirare. La stella in colore perché ci sono gli Eldrazi. No, quelli stanno a scuola mia, gli Eldrazi. Ieri ho dovuto addormentarne uno, penso, addirittura ho dovuto fare i conti con l'addormentamento di un Eldrazi. Nel senso che non aveva dormito la notte, siccome avevano le confessioni a scuola, il Mila Maestra mi ha detto vallo a portarlo un attimo fuori, fallo sdraiare sul divanetto e si addormenta lì. What?
Sì, è una scuola privata. Fanno il cazzo che gli pare, praticamente. Gestita da preti. Sì. Sto lavorando per il... In che cazzo di lavoro, scuola lavori? È una scuola di White Aligned. Porco Elliot, sì. Pensa che mercoledì di Pasqua mi tocca pure fare la messa. Cioè, fa la messa. Fa un'ora di messa. Devo stare un'ora a messa. E devo trattenere tutte le bestemmie. Infatti, di solito la cosa è: arrivo in macchina, inizio a urlare le peggio bestemmie, esco dalla macchina. Mi hanno messo in messa, esatto. È molto. Ogni mattina devi fare il segno della croce, il Padre nostro. E vabbè, però non pagano. Finché gli Orzov mi danno i soldi, a me mi sta bene quello che gli pare. Ci dissociamo comunque dagli Orzov. Che schifo venduto. Oh, meglio dell'altro anno che non c'avevo gli Orzov, ma porca puttana, c'avevo una situazione abbastanza de merda lavorativa. Almeno gli Orzov pagano. Ah, il muro Azorius, che vuol dire? Ah, il muro. Adesso te ne sei accorta? Sì, una parte del muro è blu e l'altra parte è bianca. Esatto. Vi faccio vedere la mia stanza. No, com'è che fanno gli youtuber bravi? Però aspetta, di qua posso far vedere, ecco, la collezione dei libri. Vorrei far notare tutti quei bei libri di Magic. Vergogna, io volevo farlo tingere di nero sto pezzo di muro. Mi hanno detto no, perché poi non entra, è tutta buia la stanza. Allagato da schifo, perfetto. Buono a sapersi. Tutta la sera che lagga, quindi. Quindi comunque nel momento in cui si crea un universo alternativo di Magic, una cosa alternativa, anche fossero appunto dei piani alternativi ispirati ad altro, però bisogna dichiararlo e essere coerenti con quello che si crea a quel punto. Questo non è una critica a Matteo, questo è un consiglio. Come tutti gli altri che ho detto prima. Bola assimilò le sue carte, uccise Teodoro, gli rubò il suo potere divino per ascendere allo status di Dio interplanare. Bola sradicò la vita stessa sul pianeta, sfruttando il potere di controllo che Teodoro aveva sul piano. Lì il re, mezzo portato dagli spiriti dei morti della Terra e dei suoi amici, affrontò Bola con la White Blade, versione divina e pura della Black Blade. Bola sperò sconfisse solamente male. Bola sperò sconfisse. Dillo 3 volte velocemente. Bola sperò sconfisse. Bola sperò sconfisse. Bola sperò sconfisse. La White Blade, esatto. Raven. Ma gli spiriti morti si unirono a lei. Raven ascese pure lei a livello divino. Bolas e Raven si affrontarono e Raven uscì vittoriosa. Raven una volta assorbito il potere di Raven. Raven una volta assorbito il potere di Raven e vabbè, Matteo, quindi magari riscrivere un attimo perché non ho capito. Una volta assorbito il potere di Bolas o di ne uscì vittorioso. Come? Quello non lo so. Ha scritto solo che ne uscì vittorioso. Vabbè, dai, era un riassunto. Dai. Alla fine non stiamo. L'ha scritto, credo. I racconti li ha scritti poi. Questo è il riassuntino. Ino. Abbastanza lunghetto, eh. Però vabbè. Diventava un piano niente e tenne la capacità di viaggiare nel tempo. Impedì. Vabbè, quello. Idem qua. Idem qua. E impedì la realizzazione di Bolas nel diventare divino e si creò una nuova linea temporale. La Raven della seconda fairy.
Lorenzo, secondo la rete temporale, diventò l'arcangelo protettore di Innistrad, unendo la sua anima con quella di Avacyn. Infatti, unirono il loro potere e essenza per diventare una potente creatura in grado di affrontare Zarxiel e il suo esercito di Revenant, capitanato da Chiara Vintargento, e aiutò Teodora a combattere Emrakul, che fu liberata da Zarxiel dalla Luna. E aiutò Hugo, l'incarnazione di Teodoro e del dio Eon, a combattere il maligno Varumat, che Avacyn è morta, evidentemente qui ancora non era morta, non lo so, è tornata indietro nel tempo. Diciamo, ha fatto decisamente una strana ucronia, una particolare ucronia, magari l'ha spiegata poi nelle sue storie, l'ha spiegata nei dettagli, e, però è un'ucronia, è un post-war, sì, è morta. Sì, un po' sì. Aiutò una tipa energica, intelligente e gentile con gli amici, è terribile con i nemici. Per l'aspetto, immaginatevi una donna bellissima con i capelli corvini e gli abiti simili a quelli di Jace. Ah, mi sa che aveva pure pubblicato l'immagine tanto tempo fa. Vabbè. Quindi queste erano le storie di Siu e di Matteo. Questo, io direi che in realtà si è fatta tipo un pochino, non posso rimanere in live. Pochettino. Pochettinino, un pochettitito loco. Dai, eh. Si era detto tutto libero in live, vero? Ora puoi darmi milioni di euro per essere passata. Subito, adesso a che indirizzo devo mandarlo il milione di euro? Mi faccio fare un assegno dai preti. E comunque, stavo pensando a un joke con passata, però sono troppo stanco. Senti il silenzio che cala a un certo punto, giustamente è mezzanotte 58 qui. Vabbè, senti, io vi dico questo, sempre vi dico quello che dovevo dire. Sai perché il peperone odia il pomodoro? Perché è passato? Vai, scrivi, dimmi, spiegami, raccontami. Ah, però devo dire che questo esperimento è andato tutto su, perché allora la loro storia è passata, giusto? Questo esperimento, rimetto un attimo qui, tutto sommato è andato benino, eh? Secondo me forse si può riprovare questa storia di fare le live con il portatile. Beh, non sempre, però queste 2 settimane che non c'è mio fratello, non ci sta il mio fratello, non ci sta, perché se n'è ito in America, perché c'ero io. Ah, è andato tutto bene, perché soprattutto perché i problemi tecnici, vabbè, ci sono stati. Porca puttana, quanto ho rosicato prima a dover fare il computer. Il computer fisso ha deciso che non vuole funzionare. Eppure è del 2018, non è che è del 2008. Cioè, capite, sono 5 anni, però manco a fa così. Dice, vuole funzionare di merda, quindi però il portatile almeno funzionicchia. Quindi,
Direi che si potrebbe ripetere l'esperimento in futuro. Qualora domani pomeriggio decidesse il computer di non funzionare, proviamo così. E infatti mi sa che dovrò farlo, mi sa che lo farò. Mo, tra qualche mese lo faccio, per Natale. Certo, stiamo a marzo, eh. Voi fate le sub. Tanto ormai lavori, sì, lo so, infatti sei adulto, grazie per avermi segnalato questa importante informazione, non me ne ero reso conto, in effetti, di essere adulto. Ho quasi 30 anni, voglio dire. C'è anche chi ne ha più di 30 anni. Questa era cattiveria gratuita, in effetti. A ottobre, esatto. Sono ancora un giovincello. Ti ballo, non puoi. Sono ancora un ragazzino, in realtà. Dentro di me sono ancora quel semplice ragazzo di Betlemme. Vabbè, dai, mo vi saluto qui e vi ricordo che presto esce. Sto lavorando alla finale di Virgolettera finché dura. Sto lavorando al documento in cui inserirò tutti sintetizzando. Noi parliamo a ottobre. Dice proprio l'8 ottobre, sei lì che festeggi tranquillo. Poi il 9 ottobre, boom, morto su una sedia. Il 10, no, il 9 è il 9 ottobre è il compleanno. Il 10 dici il 9 ottobre non succede ancora niente. Il giorno dopo il compleanno muoio. Dicevo appunto il documento in cui ho inserito tutti sintetizzando Firexia. Sto finendo di modificarlo un attimo. Ah, il 10 parte da vecchiaia, ok. Finirò presto di modificarlo e da vecchiaia, esatto. Vecchiaia, iaia, la vecchiaia. Scritto così, vecchiaia. Balla, la vecchiaia Ballard. La vecchiaia, esatto. Quindi niente, uscirà presto questo documento in PDF su nel gruppo Innistrad. Alla fine mi sa che il buon nuovo follower. Non si è iscritto, ma non fa niente. Comunque gli vogliamo lo stesso bene. Quindi appunto uscirà il documento finale sintetizzando Firexia che conterrà tutti i riassunti che ho fatto da Halloween, dell'Halloween Countdown, e poi scappato dalla live, vero? Tutti gli assunti fatti ad Halloween, tutti sintetizzando Firexia, e quindi tutta la storia fino a Bro, praticamente, fino a Brothers War, fino alla guerra dei fratelli, il set, e poi ci aggiungerò magari tra qualche tempo, magari ne approfitto e pubblico cioè pubblico anche sintetizzando One e Mom, così magari un brevissimo sintetizzando di quelli vecchio stile, meno dettagliati di quelli che sto pubblicando adesso, perché con quelli sono rimasto ancora a Domodossola sono rimasto. Sì, One Mom, esatto, una sola mamma. C'è una mamma sola, Elish Lorne.
E quindi niente, presto vedrete questo documento e questi prossimi post. Domani invece c'è la live su Zendikar alle 17 e alle 16, scusate. Sto tirando le cuoia, sì, decisamente. Domani live alle 16 su Esplorando Zendikar. Leggiamo l'artbook e andiamo avanti. Vedremo i vampirli e i gobbelini. I gobbelini. Detto ciò, vi saluto qui e necronotte a tutti. Bye bye, che poi c'era solo su, però vabbè. Bye bye. Necronotte, grazie per la compagnia, Siu. Forse non ti banno. Necronotte, bye. Concludi.